Un solo al comando, la sua maglia è biancoceleste, il suo nome è Fausto Coppi. Così si apriva l'edizione radiofonica di Ferretti durante la tappa Cuneo Pinerolo, vinta dal grandissimo, enorme campione Fausto Coppi, che nel giro di 50 anni fa, no, nel 48, quindi più di 80 anni fa, vinceva la questa Cuneo Pinerolo con 13 minuti di vantaggio su Gino Bartali dopo aver scalato la Madeleine, l'Issoire e altri, non mi ricordo, altri muri. Comunque, bentornati su Molino Sport Channel ad un nuovo dopo tappa del Giro d'Italia. Questo è solo l'inizio, questo è solo l'inizio, questo è l'antipasto del Giro d'Italia. Oggi a vincere è un grandissimo Cesare Benedetti alla sua prima vittoria nel ciclismo professionistico, secondo Damiano Caruso, terzo Dunbar del team Ineos. Comunque, prima di iniziare a parlarne vi invito a lasciare un like, un commento, un'iscrizione, mi raccomando, e soprattutto condividete il video. Fatelo arrivare a più persone possibili, mi raccomando, dobbiamo crescere. Comunque. Tappa troppo bella. Tappa bella. Cioè, non mi aspettavo di meno da questa tappa, sinceramente, però invece è stata bella, bella, bella. Tappa da Cuneo a Pinerolo, appunto. Rivisitazione appunto della tappa vinta da Fausto Coppi. Piaveggiante per la prima parte. E poi arrivati alle porte del Montosa, appunto. Vi era questa salita molto molto dura di 10 km, molto regolare e con punte anche del 15-14%. La fuga appunto era composta da 38 uomini, avevano addirittura un quarto d'ora di vantaggio. Appena inizia la salita, giustamente si sgrana, si staccano appunto sotto l'attacco di Caruso e Brambilla e rimangono in circa 6-7. Composto soprattutto da italiani questa fuga, con due o tre nomi stranieri, i quali De Gendt, Dunbar, non mi ricordo, un altro, vabbè, è irrilevante. A metà salita nel gruppo attacca Jan Hirt. Era molto inaspettato. Cosa fa Jan Hirt in questa salita così a caso ad attaccare? Che senso ha che la fuga è anche un quarto d'ora? Manco si finisce i commentatori dicono così, di finire appunto di commentare questa azione. E dopo poco attacca Miguel Angel Lopez. Tutto chiaro quindi. Miguel Angel Lopez viene ripreso. Attacca Landa. Lo segue Lopez. E prendono 40 secondi di vantaggio, quindi molto importante. Nel gruppo li lasciano andare, come diciamo è immaginabile. Appunto, la tappa di domani sarà molto dura, quindi cercano di tenersi le energie molto in riserva. E poi perché appunto Landa e Lopez sono abbastanza dietro in classifica, a 4 minuti da Roglic, quindi meno male gli possono anche lasciare qualche secondo dietro. Ho visto un Nibali molto, 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 con una gamba molto, molto pimpante. E Roglic un pochino più insicuro. Non so se era una giornata tipo sì e no, oppure mi sono sbagliato io. Però Nibali, secondo me, per ora ce la sa. Speriamo per domani, per la terza settimana. Comunque, finisce il Montoso. Passa davanti Brambilla, quindi veste la maglia azzurra. Discesa del Montoso, abbastanza complicata, ma non è successo niente di che. Pianura, nel frattempo si ricompattono in 6 uomini, sì, con 6 uomini davanti. Dietro, appunto, la coppia Landa-Lopez si ricongiunge con i compagni di squadra Boaro e Saterlin. Quindi 10 km di pianura che separavano il Montoso dallo strappo di San Maurizio l'hanno fatta appunto alla ruota dei loro due compagni di squadra. Hanno tenuto il vantaggio costante sui 40 secondi. Dietro invece tiravano Nibali, Maika, Chavez, Pozzovivo. Roglic no. Ogni volta si vedeva che diceva agli altri di passare davanti, lui sempre nell'ultime posizioni. Chissà perché. Ah, c'è da dire appunto che la squadra di Roglic è inesistente e oggi alla fine della tappa, meno male, accessibile. Questo sarà molto un'incognita, perché ogni attacco che ci sarà dovrà o rispondere lui o lasciargli andare. Che dire, appunto, arrivano allo strappo di San Maurizio con 40 secondi. Davanti Brambilla e Capecchi, e subito dopo Dunbar staccano i Caruso, Benedetti e gli altri. Quindi si pensa si giochino la tappa loro.
Arrivano appunto all'ultimo chilometro, passano, arrivano a 500 metri e dal nulla spuntano Benedetti e Caruso. Inizia la volata. Capecchi, poverazzo, che aveva tirato tutto il tempo, si stacca, non riesce a fare la volata. Parte, come si chiama? Brambilla, parte Dunbar. Dietro parte Benedetti a doppia velocità e Caruso. E Benedetti vince. Un applauso a Benedetti perché bella prima, se la merita, se la merita, se la merita. Prima si è fatto tutto il giro d'Italia ad aiutare Hakerman e ora riesce a ottenere la sua prima vittoria in un grande giro. La prima vittoria professionistica addirittura. Dietro nel gruppo, sullo strappo non è successo praticamente niente, né nel gruppo Lopez né nel gruppo di Roglic. Arrivano Roglic con 28 secondi di vantaggio? Sì. Io ora faccio un ragionamento, vorrei dire. Ditelo anche nei commenti, voi cosa ne pensate. Secondo voi, questi 28 secondi, questo attacco è stato inutile? Lo pagheranno nella tappa di domani o appunto sabato? Secondo me, nì. Perché? Non hanno fatto sto gran attacco, non hanno tirato 10 km in pianura, perché alla fine sono stati alla ruota dei loro compagni. Però qualche cosina l'hanno spiegato rispetto agli altri. Vedremo. Il tempo sarà il giudice. Ci dirà quello che se avranno pagato o meno questo scatto. Se è stato inutile. Dietro, appunto, niente di che. Comunque, maglia rosa ora passa a Polank, vero? C'era Polank in fuga, vero? Questo me lo scordo di dire. Però, appunto, aveva tipo 5 minuti di ritardo da Conti, che si è staccato perché ovviamente non riesce a reggere queste salite. È arrivato con 2 minuti di ritardo dal vincitore Benedetti e con 6-7 minuti di vantaggio su Roglic, quindi si è preso la rosa. Grandissimo anche per lui, vincitore sull'Etna 2 anni fa, se non sbaglio. Ok, la bianca non ho idea di a chi vada, perché Pedersen non ho idea di chi sia. La ciclamino ieri o ora sono sicuro che è andata a Demar. La azzurra a sì, scusate, a Brambilla, sempre della Trek, rimane in casa Trek. E la... Quale maglia manca? Nessuna. Comunque c'è. Beh, oggi quante cose ci sono da dire oggi? Assurdo. Jungels e Formolo. Mi dispiace per Formolino Roccia. Hanno perso 2 minuti. Speriamo che si rifacciano domani, anche se non sono segnali positivi. Ad un prossimo video. Domani sarà molto molto bello. Pinerolo, Ceresole Reale, 2200 metri di altezza. Dai.